Il palazzo risale al periodo normanno, quindi intorno al XII secolo, quando Tancredi d'Altavilla incentivò lo sviluppo dell'edilizia a scopo difensivo e religioso. Si tratta di un'antica fortificazione militaresca, vista la presenza di solide mura di cinta che proteggevano l'intero complesso architettonico. Di essa oggi rimane in piedi e ben conservata una delle due torri che un tempo rendevano il castello controllato e protetto da eventuali attacchi esterni. Questa torre, che si trova nel giardino del castello, venne realizzata prima del castello stesso. Venne poi ristrutturata e potenziata nel XV secolo dai baroni Guarini, all'indomani dell'attacco dei turchi del 1480, per poter meglio rispondere alle eventuali nuove incursioni levantine. La loro presenza è testimoniata da uno stemma posto al centro della grande torre. Il portale d'ingresso del castello presenta un bugnato liscio di pregevole fattura e sul portone del castello vi è uno splendido balcone finemente adornato in stile rococò, segno tangibile dell'ingentilimento della struttura. Il giardino è caratterizzato da un ingresso in cui 7 colonne per lato fanno da guardiano al corridoio che conduce verso il maniero. Nel periodo di suo massimo splendore, il palazzo era dotato di ben 99 ambienti, tra i quali spiccava il famigerato Salone degli Specchi, arredato con mobili 6-700. Purtroppo di questo patrimonio si sono ormai perse le tracce.